Jenny, non sei contenta? Siamo in Inghilterra. Sì, papà. Jenny. Mi mancano gli amici. Mi manca la mia stanza. Certo, lo capisco. Ma non avevamo scelta. L'ufficio ha chiuso e il mio lavoro è svanito. Ereditare un castello non capita tutti i giorni, ci hai pensato? Hai ragione. Mi dispiace. Jennifer, la prima cosa che faremo appena arrivata è comprare un po' di caldo e morbido tweed. Che ne dici? Va bene, come vuoi tu. Sarebbe venuto un autista a prenderci alla stazione. Chissà se è venuto con una Bentley o una Rolls Royce. Aspetta, Jenny, è molto più freddo di quello che pensavo. È meglio che tu ti metta l'impermeabile, non ti pare? Sì. Siete la famiglia Canterville, immagino. Già. Ah, benvenuto in Inghilterra, sir. Prego. Grazie. Ma che bella sorpresa. Io sono la signora Canterville. Piacere, madam. E questa è Jennifer. Piacere, miss, lasci che l'aiuti. E lei chi è? Amlamni, madam. È meglio che si metta là davanti. Ho capito bene, Amal Amni? Esatto, madam. Piacere di conoscerla. Grazie, posso aiutarla in qualche modo, sir? No. Ho capito a posto io, non si preoccupi. Ma quella è molto pesante, non è vero, sir? Già. Con coraggio, uno, due, tre. Si è fatto male, sir? No, grazie, signor... Amal Amni. Ma può chiamarmi solo Amal. Grazie, Amal. Sono terribilmente spiacente per questo mezzo di trasporto, madam. Entrambe le macchine si sono rotte. Credo che lui abbia sentito che stavate arrivando. Lui? Chi è lui, Amal? Non vorrei dispiacerle, madam, ma preferirei che a parlarne fosse la mia signora. La prego, sir, si sieda laggiù e tenga stretta la sua signora. È un viaggio accidentato. Sta bene lì, miss? Sì, benissimo. Forza, Oliver! Andiamo! Un grande dramma. Jenny, non hai freddo lì davanti? Perché non ti rannicchi qui dietro? È più caldo fra di noi. No, va bene così, sto bene, grazie. Ah, eccolo, ecco, questo è il castello di Canterville. Tre mesi sarà definitivamente nostro. Se riuscirete a resistere,
Come dice? Cosa? Le chiedo scusa, sir. Non avrei mai dovuto parlare in questo modo. No, no, non fa niente, va bene. E cosa ha detto? Beh, vede, sir, nessun Canterville ha mai resistito 3 settimane. Non parliamo poi dei 3 mesi richiesti per prendere possesso della proprietà. Questa è la triste verità, sir. E per quale motivo, Amal? Non riesco a capire. Caroline? No. Caroline! Su, no. Vieni, forza! No. Ci metteremo un attimo. Ho paura. Caroline! Ma avevi detto che Caroline, non sarei dovuta entrare. Comportati bene adesso. No. Oh, Oliver, fermo! Amal! Oh, no. Amal, come ha potuto accogliere mio nipote con quell'orribile barroccio? Non è stata colpa mia, madam. È lui. Oh. Fa ancora i suoi vecchi trucchi. Harry, ma lascia che ti guardi. Oh, non riesco a crederci. Mi sembra di vedere ancora tuo padre, siete identici. Sì, Gretchen. Com'è bello rivederti. E questa è mia moglie. Oh, Margaret. No, sono Lucy. Oh, Lucy, ti prego, scusami. Vieni, ti presento la tua nuova famiglia. Spero che abbiate fatto buon viaggio dalla stazione. È stato veramente fantastico. La campagna qui intorno è così bella. E questo posto è... Oh, mio Dio. Oh. È piena di spifferi. E questa deve essere Jennifer. Buongiorno. Ciao, mia cara. Non la trovate carina? Jennifer. Oh, carina, caro carina. Caro nipote, ti presento allo zio Hesketh, a tuo zio George e a tua zia Caroline. Harry, ragazzo mio, benvenuto. Com'è andato il volo? Bene, zio George, era buono perfino il pranzo. Oh, splendido. Harry, vecchio mio, come stai? Sto bene. Ti senti in forma? Ho un piccolo problema alla spalla. Ecco, ora sto meglio. Bene, bene, bene. Tu non ti ricordi di mia moglie, vero? Oh, certo che non puoi. Hai lasciato l'Inghilterra 2 anni. E questa è tua zia Caroline. Piacere di conoscerti, finalmente. Piacere di conoscerti. E questa è mia moglie. Ah, sì. Ciao. Ciao. Ah, piacere di conoscerti. Possiamo andarcene ora. E questa è mia figlia Jennifer. Ciao. Come state? Ah, Jennifer, piacere. Questo posto è stupendo. Beh, entriamo adesso. Entrare? No. Perché no? Jennifer, qui c'è una scuola stupenda, sai? E sono sicura che ti piacerà. È a poca distanza, in bicicletta non ci metterai molto. Ma che freddo fa, credo sia meglio entrare. Il vento fischia. Fischia. Credo sia successo qualcosa al signor Amni. Oddio. Scusate tutti, ma mi sto congelando. Si sta facendo tardi e sembra che sia successo qualcosa ad Amo. Per cui noi entriamo. È lui. Chi è? È ora di ritornare a casa. Hai ragione, mia cara. Sali. E Giorgio, saliamo in macchina. Ora ce ne andiamo. Hai il nostro numero di telefono? Sì, Amni ha il numero. Telefonaci. Sono io. È il mio stomaco. Cosa? Oh, sto solo scherzando. Oh, non è divertente, papà. Amo, quassù, signore. Amo, nel nome di Dio. E la corda, sir, è fissata al muro, sir. Giusto. Stia molto attento, signore. Stia molto attento con quella corda. Dammi una mano.
La tireremo giù. Lascia andare. Piano, signore. Molto, molto piano. State attenti. Resista. La mia vecchia ferita di guerra si riaprirà. Non si preoccupi di niente. Dovrò andare di nuovo in ospedale. È solo un piede da terra. Ah, grazie mille, madam. Eccoci. Se solo mi volesse aiutare con questo gancio col quale mi ha preso, signora, le sarei molto grato. Ecco fatto. Penso io più tardi, dopo aver ritrovato il vostro bagaglio. Signora, me vorrebbe dirci per piacere come è arrivato lassù? Beh, è meglio che lo sappiate ora. È stato Sir Simon. Mi ha appeso lassù e ha nascosto il vostro bagaglio, ma non si preoccupi, madam. Ormai io conosco quasi tutti i suoi nascondigli. Chi è Sir Simon? Sir Simon de Canterville? Il fantasma? La signora Amney voleva essere qui ad accogliervi, madam, ma ho paura che Sir Simon abbia nascosto anche lei. Ma non si preoccupi, madam, sicuramente comparirà a momenti, la chiude sempre qui. Eccola qui. Poverina, che cosa ti ha fatto? Aspetta, dimmi, ti spiego. Una cosa, sono già qui? Ah sì, sono qui. Buonasera. Buonasera, madam. Buonasera, sir. Salve. Signorina, salve. Io sono la signora Amney, la vostra governante. Vi auguro il benvenuto a Canterville. Sta bene, vero? Abbastanza bene, grazie per averlo chiesto. Ora lasciate che vi mostri le vostre stanze. Dovete avere appetito e io ho preparato una cena semplice. Signora Amney, per piacere, potrebbe semplicemente dirci cosa sta succedendo? Bene, madam. Sir Simon ha saputo che arrivavate e io ho paura che abbia avuto uno dei suoi scatti d'ira. Il fantasma. Esattamente. Jenny, vai a prendere le tue cose. Lo spirito di Sir Simon perseguita il castello. Guardi là. Che cos'è? Sangue che fu versato proprio in quel punto. Ma è terribile. E perché non è stato pulito? Oh, perché non viene via, madam? Allora perché non butta via il tappeto? Beh, non serve. E vede, la macchia riapparirebbe sul pavimento. Mi dispiace, ma non riesco a capire. No, è il sangue di Lady Eleanor de Canterville, che morì lì nel 1635. Ora, si dice che sia stata uccisa da suo marito, da Sir Simon. Come? Sir Simon, che fine ha fatto? Lui scomparve all'improvviso, in circostanze molto misteriose. E il suo corpo non è mai stato trovato. Eccolo qua. Proprio là, vicino a sua moglie. Dicono che il colore se ne sia andato dal ritratto come i capelli che diventano bianchi. In una notte. Oh, da parte mia, io ho visto cose con i miei occhi che vi farebbero rizzare i capelli. E molte notti non riesco a chiudere gli occhi quando dormo, sapendo come so le cose terribili che sono successe qui. Questo è molto interessante, signor Amney. Forse ora può accompagnarci nelle nostre stanze. Oh, ma certamente, madam. Venite da questa parte. Oh, mi dispiace che ci siamo solo io e il signor Amney per aiutarvi. La casa è così grande, sapete. Non ti spaventare da queste cose. Qualcuno sta cercando di farci uno scherzo. Tuo padre ha ragione. Qui non c'è nessun fantasma. Donna, ti sfogli! Io sono Sir Simon de Canterville. Questa è la mia proprietà. Voi la state violando. Siete degli intrusi. Andatevene! Quando il gufo batte ai vetri della finestra e il corvo gracchia dal vecchio tasso, quando il vento geme intorno alla casa come un'anima persa, allora
verranno compiuti atti di sangue e l'assassinio se ne andrà per sempre con passi di silenzio. Il sonoro delle catene è molto buono, ma un po' troppo forte. Può abbassarlo, Hummel. Cosa dici? È un gran bell'effetto, devo ammetterlo. Silenzio! Prima che piombo fuso riempia la stanza! Non credo che succederà. Io ti ho avvertito, donna! Che abbia fatto? Possiamo vedere le nostre stanze ora? Non apprezziamo molto questi trucchi da notte delle streghe, signora Amni. Oh, non erano trucchi, madam. Oh, povera me, no. Per lui fare queste cose è facilissimo. Oh. Se mi segue, madam, le faccio strada. Divertente, vero, Jen? La notte di Halloween è arrivata un po' presto quest'anno. Già. Ricordami di far ridipingere il soffitto. No, carta da fare. Sì? Potrebbe aprirmi la porta per piacere, sir? Sì. Cosa c'è, amore? Oh, il vostro bagaglio, sir. Fantastico, lasci che le prenda questa. Grazie molte, madame, è molto gentile da parte sua. Hummel. Sir? Dove l'ha trovato? Lo aveva messo di nuovo nel carro, sir. Hummel, dia a me, la prendo io. Grazie molte, sir. Ha bisogno di qualcosa? No, grazie, buonanotte. Buonanotte a lei, sir. Pensi che faccia parte del gioco? Sì, sicuramente. E credo che i tuoi parenti inglesi non vogliono che stiamo qui per impedirci di ottenere la proprietà. Non ci sono fantasmi. Quello che abbiamo visto era stato preparato. Ma non ci riusciranno. Siamo molto, molto più svegli di loro. Amo le tue sopracciglia. E le mie sopracciglia amano me. Il mio viso ama il tuo viso. Sono felice che tu mi abbia sposato. E le mie labbra sono felici di aver sposato le tue. Sai che domani è l'anniversario dei 3 mesi. E oggi? Hai ancora l'ora di Cleveland. Mi piacerà qui. Lo spero, sai. Spero anche che Jennifer impari a volermi bene. A voler bene l'Inghilterra. No, a voler bene a me.
È ancora presto. Sente la mancanza della mamma. Margaret è morta da più di 4 anni. Lo so, lo so. Non è un fatto personale. Avrebbe difficoltà con chiunque. Si affezionerà a te. Dalle te. Come credi che abbiano fatto? Geoffrey, mi sbarazzerò in un battibaleno di quei rozzi impudenti lassù. Mi scusi, sir. Geoffrey. Posso parlarle? Sapevo che era un vero fantasma, Lucy non lo capisce. Credo che quello che sta facendo vada molto bene. Vede, Lucy è la mia matrigna. La mia vera mamma è morta 4 anni fa. Mio padre è così dolce. So che non dovrei parlarle così, ma non posso farci niente. Per cui, se lei potesse... Se potesse spaventarla, io le sarei molto grata. Fino adesso lei ha fatto un lavoro fantastico. La ringrazio infinitamente. Ma come mai non ti faccio paura? Non lo so. Non sono mai stato insultato così apertamente. Ho spaventato a morte migliaia di persone con un solo sogghigno. La povera vecchia Madame de Tremouillac è stata confinata nel suo letto per 6 settimane con un attacco di febbre cerebrale quando si svegliò un mattino presto e mi vide vicino al camino mentre leggevo il suo diario intimo. Il suo maggiordomo si sparò quando vide le mie dita verdi battere alla finestra della dispensa.
È Lady Stafford, una grande bellezza. Fu obbligata a portare per sempre una fascia nera intorno al collo per nascondere i segni delle mie 5 dita impresse a fuoco sulla sua pelle. E tu non hai paura di me? No. Uno scoppio della mia demoniaca risata si dice che una notte abbia fatto diventare grigia la parrucca di Lord Raker. Ascolta. Ma lei è fantastico, sa? Non posso crederci. Vattene. Tornantene a... sì, da dove sei venuta? Non possiamo, abbiamo venduto la casa di Cleveland. Adesso viviamo qui. Lasciami! Va bene, me ne vado. Devo andare a dormire. Certo, tu puoi dormire. Devi solo metterti a letto e spegnere la candela. Io che non dormo sono più di 300 anni. Sono così stanco. E perché non dorme? Guarda bene questa camera. Beh, non sarebbe poi così male se la pulisse un po'. Avrebbe bisogno di qualche quadro. E il riscaldamento? Ci vorrebbero dei termosifoni. La TV ci starebbe bene. Poi cosa manca? Il letto. Non c'è il letto. Sono più di 300 anni che non ce n'è uno. Capisco perché non è riuscito a dormire. No, tu non capisci. Vorrei tanto dormire, ma non posso. Non da quel terribile giorno. Se solo potessi sdraiarmi. Se potessi finalmente prendere il mio posto nella morbida terra, con l'erba che ondeggia sulla mia testa, ascoltare il silenzio, finalmente essere privo di passato e di futuro, dimenticare il tempo, dimenticare la vita, stare in pace con l'anima liberata dalla morte, se solo ci potesse essere una fine in quell'infinito. Lei vorrebbe morire. È lo scopo della vita. Forse se smettesse di imperversare, se si comportasse bene... È assurdo consigliarmi una cosa simile, assurdo. Devo agitare le mie catene, urlare attraverso i buchi delle serrature e vagare di notte. Dà un senso alla mia esistenza. Credo che se lei pregasse... Io credo che sia tempo che te ne vada da questo appartamento. Tu e quelle tue ridicole pantofole orecchiute che porti in giro. Giusto. Me ne vado. Volevo solo dirle che incontrarla è stata la più incredibile e fantastica delle esperienze. Vai! Abbiamo un alleato, Geoffrey. Una volta spaventata la matrigna, naturalmente seguirà il padre e poi la bambina. E noi presto ci saremo liberati della loro presenza. Buongiorno. Buongiorno, signorina. Cosa è successo? Ho avuto un piccolo incidente. Buongiorno, Amo. Buongiorno, signorina. Ha dormito bene? Sì, certo, grazie. Bene, bene. Oh, mio Dio! Che cos'è? Guardi lassù! Lassù! Papà! Ma cosa stai facendo? Stai attento! Non preoccuparti, Jen! Tutto bene! Ma cosa sta facendo? Sta cercando i cavi, signorina. Cavi? Si vede, la signora Canterville è dell'opinione che Sir Simon sia una creazione elettronica. Microfoni nascosti, proiettori, cavi e cose del genere. Ma questo non è vero! Non sta a me spiegarglielo. Beh, lo faccio io. Papà! Non ci sono cavi, vieni giù! Ciao, tesoro! Papà, ho paura! Non essere sciocca, non c'è nessun pericolo! Oh, no, signore! Non mette piede così! Aiuto! Papà!
quando si alza, Sir. Ora stiamo attento nel caso si sia fatto male. E quando salta giù, stia attento. Non si sforzi. Ecco così, Sir. E come sta? Come sta? Bene. Non riesco a crederci, ragazzi. Che capitombolo. Le faccio una bella tazza di tè e poi le preparo un bagno. Grazie, Amelie. Sei sicuro di star bene? Oh, sì, è tutto a posto, cara. Nessun osso rotto, nessuna parte che manca. I polmoni mi sono arrivati in testa, ma torneranno giù molto presto. Non avevo mai visto niente del genere prima. La devo ringraziare. Lei mi ha salvato. Io non ho fatto proprio niente. In che senso non ha fatto niente? È proprio così, capo. Se lei non portava il fieno... Ma io ero a terra. E chi lo stava guidando? Beh, non so. Io stavo ricaricando il fieno che era caduto. Freddo fa qui. Sta venendo via? Sì, madam. Bene. Ma è inutile, ogni volta che la tolgo lei ritorna. Abbiamo intenzione di ricominciare con questa storia? Ogni volta che faccio questo lavoro sono io a soffrirne le conseguenze, nessun altro. Ok, faccio io. Davvero, non sopporto questa macchia. Dove hai messo i biscotti? Sul tavolo della cucina. Non ci sono. Li avrà nascosti Sir Simon. Spero che tutto questo parlare di fantasmi non ti spaventi troppo, mia cara. No. Bene, perché credo che stiano giocando meravigliosamente alla notte di Halloween con noi ed è un po' presto per andare in giro a chiedere dolci. Crede che potrebbe ritrovare per noi questi biscotti, signor Annie? Ma sicuro, madam. Andrò a cercarli. Chissà cosa mi fa questa volta. Non c'è garanzia di un loro sicuro ritorno. E nemmeno del mio. Noi rimaniamo qui, non si preoccupi. Ci può chiamare. Dovrò farlo di certo, madam. Lo farò. Vedrai che prima o poi si stancheranno. Non devi preoccupartene, va bene, amore? Ok. Lucy. Mm-hmm. La signora Amnie adesso è scomparsa. Cosa? Stava andando di là ed è semplicemente scomparsa. Raccolta di dolci. Sono sorpreso quanto te del mio comportamento, Geoffrey. È sconvolgente pensare che oggi ho salvato qualcuno, specialmente quell'odioso intruso. Sì, è vergognoso. Sto diventando vecchio e sentimentale. Geoffrey, non guardarmi più in quel modo. Così va meglio. Posso entrare? No! Volevo solo ringraziarla per aver salvato mio padre. L'ho apprezzato molto. Ma di cosa stai parlando? Vattene, ti prego. Perché il suo pappagallo oggi è a testa in giù? Yoga. Chiudi la porta quando esci. Sa, Sir Simon, mi sto proprio divertendo molto qui e questo è solo merito suo. Noi americani e voi inglesi abbiamo molto in comune. Fate eccezione per la lingua, certo. Bellissima vostra signoria. Anche voi, Lord Canterville. Che cos'è? Qualcosa che non va. Lucy. Non era la mia faccia allo specchio. No, c'era... C'era un'orrenda vecchia che mi guardava negli occhi. Oh, piccola. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, qualcosa di orribile. Ieri ho infilato una mano nell'armadio per tirare fuori un vestito e una mano ossuta ha afferrato la mia e questa mattina nella biblioteca ho sentito delle dita fredde e gelide attorno al collo. A volte penso anche di sentire delle voci. Ormai vivo nella paura, Harry. Cosa sta succedendo? Qualcuno sta cercando di liberarsi di noi e non dobbiamo farlo vincere. Ma come diavolo fa? Io... Mi sta facendo impazzire. Non lo so, ma questa casa presto sarà nostra. Ti prego, non arrenderti adesso. Dobbiamo tenere duro. Ci sto provando.
Sì, ma ascoltami per un attimo. Ho dato un'occhiata al bilancio del castello. E fra qualche mese non riusciremo più a tirare avanti. Davvero? Non volevo dirtelo finché non si fosse risolto tutto. E infatti ho ricevuto un'offerta. Che genere di offerta? Vogliono comprare questo castello. Sono quelli dell'Excalibur Hotel Corporation, quelli che acquistano tutti quei vecchi edifici e li trasformano in alberghi moderni. Quando entreremo in possesso di questo posto ci pagheranno un sacco di soldi per trasformarlo in uno dei loro graziosi alberghi. Come hanno fatto con la vecchia YMCA in centro a Cleveland. Saremo liberi di andarcene da qui e di vivere dove vogliamo. Londra, Roma, Parigi. Parigi. Allora che ne dici? Puoi resistere per qualche settimana? Sì? Oh, chiedo scusa. I suoi ospiti sono arrivati, sir. Grazie. Oh, a proposito, signora Canterville, mi dispiace, la macchia c'è. Lucy, la tavola è magnifica. Deve essere stata un'impresa. Complimenti, hai fatto meraviglia con questo vecchio congelatore. Grazie. Non c'è niente. Sai, mia cara, ti dobbiamo tutti delle scuse. Il nostro comportamento è stato esageratamente misterioso quando siete arrivati e vorrei poterti spiegare, finalmente. E gradirei che tu lo facessi, zia Gretchen. Certo, cara. Sono sicura che avrete già incontrato il fantasma. Mio Dio! Era inopportuno tirar fuori l'argomento proprio quella sera. E avevamo paura che Caroline avesse una crisi isterica. Di tutti noi è quella che è stata più traumatizzata da Sir Simon. Cosa ti ha fatto? Mio Dio! 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 Scusa! 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 Per piacere, possiamo smettere questo gioco da ora in poi? Non so come avete fatto a mettere in scena tutte quelle cose, ma sappiamo esattamente a cosa mirate e vi garantisco che non ce ne andremo certo per la paura. Ma mia cara, noi vogliamo che restiate. Abbiamo in gioco una grande quantità di denaro. Non capite che se sarete costretti ad andarvene, noi perderemo tutti i diritti alla quota sui profitti dell'immobile. Saremo sul lastrico. Voi siete la nostra speranza. Lo vedo. Il pranzo è servito, sir. Che meraviglia! Che tutto come ai vecchi tempi. Prego. In realtà, Sir Simon è abbastanza inoffensivo, sapete? Gli piace solo travestirsi, ecco tutto. E credo vi sia già apparso come Black Isaac, il cacciatore di Hollywood. O come con Gulli, il monaco vampiro. Una notte comparve in un lungo sudario, completamente imbrattato di fango del cimitero. E aveva in mano una piccola lanterna e una vanga da becchino coperta di sangue. Si faceva chiamare Jonas senza tomba, il ladro di cadaveri di questi banchi. E che ne dite di Rupert il malvagio, il conte senza testa? Aspettate! Aspettate che c'è per dessert! Il party è finito, zio George! E sono Gretchen! Via, Jenny! Forza, Jenny, vieni! Corri!
scusare, mia cara. Tieni duro, tieni duro. Non essere spaventata. Ci vediamo presto, tra 2 o 3 mesi circa. Forza, forza, vai, John. Su, forza, andiamo. Caroline! Ci credo. Sì, esiste. E credo che dovremmo viverci insieme. Almeno per un po'. Avanti. Ciao. Ciao. Pensavo avessi fame e ho grattato un po' di cibo dal pavimento e dal soffitto per te. Papà. Questo probabilmente è l'unico cibo che Sir Simon non ha trovato. Come va? Tutto bene. Bene. Beh, avevi ragione, Jen. Sir Simon esiste e tu sei l'unica che ci aveva creduto. Mi dispiace, tesoro. Ascolta, forse non rimarremo qui ancora molto. Ho ricevuto un'offerta da una società che vuole trasformare il castello in un albergo di quelli di lusso. Sai, per i turisti di un certo tipo. Ma nel frattempo non gli permetterò di nuocere. Non voglio che tu abbia paura. Papà, io non ho paura. Io capisco quello che sta cercando di fare. Harry, vieni, svelto. Ha sepolto tutti i miei vestiti nel giardino e anche Amol. L'ha sepolto fino al collo. Oh, no. Ok, ok. Torno subito, Jen. È stato un trionfo, Geoffrey. Avrei voluto che tu avessi potuto vedere come si nascondevano e scappavano. Mi ha rammentato i miei grandi effetti dei giorni che furono. Mai da quando avevo preso le sembianze di Gaunt Gibbon, il sanguinario di Bixley Moore, avevo avuto un così grande successo. Quando Lady Startup mi vide come Gibbon in quella fatale notte di Capodanno dell'anno 1764, scoppiò in urla altissime e penetranti che culminarono in una violenta apoplessia e lei morì 3 giorni dopo. Anche quello fu un grande successo. Non posso tollerare queste continue interruzioni. Posso entrare? Quando ha deciso di andarsene la tua famiglia? Non lo so. Io non riesco a capire questa gente. Intendi dire che anche dopo la mia apparizione durante il pranzo non vogliono togliere il disturbo? Ho l'impressione di no. Ma allora stanotte, come Martin il maniaco, entrerò in silenzio nella camera da letto dei tuoi genitori, farfuglierò ai piedi del loro letto e mi pugnalerò 3 volte accompagnato da una musica. Poi metterò una bisciamano sulla fronte della tua matrigna e le soffierò all'orecchio i segreti della camera delle torture. Alla fine mi trasformerò nelle sembianze di un cadavere verde, freddo e decomposto, finché non sarà paralizzata dalla paura. E finalmente lancerò il mio lenzuolo avvolgente e andrò carponi per la stanza con bianche ossa scolorite e un occhio roteante. È stupendo! Ma non credo che funzionerà. Si deve ammirare la natura instancabile di questa tua matrigna. È davvero molto ammirevole, ma anche abbastanza odiosa. Nei prossimi 2 giorni delibererò per trovare una soluzione più soddisfacente. Ciao. Ciao, sono Paul Blaine. Ciao. Piacere di conoscerti. Io sono Jenny Canterbury. Sì, Canterbury, lo so. Abbiamo sentito di voi. Voi vivete lassù al castello. Dici, come va? È diverso. Aspetta un minuto, io sono ansioso di sapere di Canterbury. Abbiamo sentito tutte quelle storie per anni e anni. Quali storie? Sul fantasma di Sir Simon e di come uccise sua moglie, Lady Eleanor. Non credo che sia vero. Hai visto dove sono sepolti? No. Vieni allora, ti faccio vedere.
Lady Eleanor de Canterville, Rebecca de Canterville e Sir Simon de Canterville. La sua lapide ha solo la data di nascita. E questo cosa prova? Se fosse morto ci sarebbe una data di morte. Questo significa che è un fantasma. È stato punito perché ha ucciso sua moglie. Sir Simon, questo è un mio amico, Paul Blaine. Piacere. Buh. Non è stato molto carino. Bene. L'ha quasi spaventato a morte. Sto facendo il mio lavoro. Ma a me piace, Paul. Smettila con i tuoi infantili sensi di colpa. Ho fatto una cosa perfettamente normale. È scappato. Tu e la tua maleducata, orribile, volgare famiglia potreste imparare dal suo esempio. Sei tu, maleducata e orribile, non noi. Noi non abbiamo ucciso. Ho sofferto agonie inenarrabili per più di 300 anni. Questo è intollerabile. Beh, io... Ma non la disturberò mai più. Avanti. Vorrei parlarti. Ho da fare. Chi sono queste dolci signore? Siamo io e la mia vera mamma. Lei è molto bella. E tu le somigli molto. Quelli sono i tuoi scaldaorecchie? Non molto efficaci, specialmente in queste notti fredde. È un Walkman. Mm? Lo provi. Le metta come ho fatto io. Ok, adesso accenda. Accendere? Giri la rotellina lì sopra, la giri a destra. Sir Simon. Sì? Dove è andato? Lascia perdere. Sta bene? Sì, sto bene, grazie. Si è spaventato? Non essere ridicola. Ero solo momentaneamente sorpreso. Mi dispiace, credo proprio che si sia spaventato. Ora sei impertinente. Io non mi spavento. Io devo spaventare. Sta di nuovo strillando. È per quello che è venuto a trovarmi? No. È venuto a scusarsi. Io le piaccio. Ha solo paura di ammetterlo. Io le piaccio così tanto che ha perfino salvato mio padre. Sciocchezze! Perché avrei dovuto salvare un uomo che è così sciocco da sposare una donna come quella? Oh, davvero? Aspetti di sentire questa. Mio padre e quella donna hanno intenzione di vendere questo castello in modo che venga trasformato in un albergo per turisti. Turisti! Cos'è un turista? Gente che va in vacanza. Gente come la mia cara matrigna. Esattamente come lei. Per le ossa dei miei antenati, adesso ha sigillato il suo destino.
Buongiorno, piccola. Dormito bene? Mm. E tu? Benissimo. Vuoi del caffè? Sì, lo prendo. No, no, lo prendo io. No, insisto. Cosa? Lucy! Lucy! Aiutami! Vieni, piccola mia, vieni! Vieni! No! Dai, Lucy! Questo è Sir Simon! Forza, Lucy! Forza, Lucy! Harry, non possiamo più vivere così, neanche per un giorno. Devi fare qualcosa e subito, ti prego. Ma certo, la vedremo. Sì? E sono il dottor Cook. Salve. Dell'università, dipartimento di parapsicologia. Come sta? Bene, grazie. Entri, la stavamo aspettando. Ho un po' di attrezzatura, qualcuno può darmi una mano? Certo, aspetti, prendo il cappotto. Ho fatto un po' di ricerche su Sir Simon de Canterville. È proprio un personaggio. Sembra che abbia ucciso sua moglie proprio qui nel 1635. Sì, lo sappiamo, professor Cook. Crede che questo ce ne libererà? Oh, vorrei potervi dire di sì, ma la verità è che tutto questo è altamente sperimentale e basato sulla teoria piuttosto che sui fatti. Farò il meglio che posso, creda. Ne sono certo. E mi dica, c'è un posto in particolare in cui lo spirito appare più frequentemente? Beh, appare in ogni momento e dappertutto. Quello che devo fare, vede, è trovare un posto particolare, creare un campo elettrico intorno a questo che respingerà lo spirito e lo farà andare via. Andare via? A parte Sir Simon stesso, c'è nessun altro fenomeno ricorrente che accade qui? Beh, c'è una macchia di sangue sul tappeto nell'ingresso e per quanto proviamo a pulirla continua a tornare. Molto interessante. A dire il vero, la nostra governante dice che sia il punto esatto dove Lady de Canterville è stata uccisa. Capisco. Sì, potrebbe valere la pena di investigare. Lei si occupa del resto della roba, vero? Nessun problema. Cosa starà facendo là sotto? Pensa che la macchia abbia una diretta connessione con l'esistenza di Sir Simon. Ha creato un campo di forze elettriche intorno alla macchia. Ora dormi. Non posso. Voglio andare a vedere. Anch'io. Ma il professor Cook dice che non dobbiamo deviare nessuna energia. Cerchiamo di dormire. Ha iniziato l'esperimento. Oh. Oh. Lucy, non saltare mai così su un uomo. Thank you.
Falla tornare, mi senti? Falla tornare! È sicuro di non volere altre salsicce, professor Cook? No. Beh, forse sì. Allora, signora Annie, lei non ha più visto Sir Simon, è giusto? Assolutamente no. E il signor Annie non l'ha visto nemmeno lui? Nessun segno di Sir Simon, da almeno 9 giorni. Credo proprio che Sir Simon se ne sia andato per sempre. Può essere che la vista di quella materializzazione abbia fatto andar via Sir Simon dalla casa. Beh, ho provato varie volte, dopo il mio successo iniziale, ma non ho potuto richiamare l'apparizione femminile. Beh, forse è vero che se n'è andato. Sì, può darsi di sì. Deduco che il suo lavoro qui è finito. Sì. Può darsi. Scusatemi. Sicuro? Aspetta. Tu non hai mangiato la colazione, hai fatto finta. Grazie, ma non ho fame. Ciao. 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 Bene, credo che noi tutti dobbiamo dei ringraziamenti al professor Cook. Almeno abbiamo avuto 9 giorni di pace e calma. Sì, grazie infinite. Ci sono altri toast, signor Amney? Certo, signore. E marmellata di prugne. Salute. Cosa? Ho detto salute. Cosa c'entra la salute? Lei ha starnutito. Sciocchezze, i fantasmi non starnutiscono. Sì, ma... è qui da più di una settimana. Forse ha preso il raffreddore. Impossibile. Non prendiamo il raffreddore. Sarà, ma lei ha il raffreddore. La mia fronte è molto calda. Forza, andiamo. Un momento. Ho visto quello che è successo, sa. Era la mia amata moglie. Ho sentito che le ha chiesto perdono. Sa che le dispiace averla uccisa. Io non l'ho ucciso. Lei tentò di colpirmi, cadde dalle scale e morì. Mi rimproverava per la morte di nostra figlia. Vedi, io ero il magistrato di questo distretto, ma ero più interessato ad altre faccende che riguardavano il mio patrimonio. Trascuravo le mie responsabilità nella manutenzione delle strade e dei ponti. E quando uno di questi crollò, mia figlia rimase uccisa. Io sono il responsabile delle loro morti. Mi dispiace. Mia moglie morì fra le mie braccia. Con le sue ultime parole lei mi ha maledetto per sempre. Simon mi disse che tu non possa conoscere un momento di felicità o dividere altro amore umano. È meglio andare a casa adesso. Questa è la mia casa.
bisogno di nient'altro. Sì. Apri la finestra. Aprire la finestra? Morirà di polmonite. Lo credi davvero possibile? Si riposa. Dobbiamo pensare a un modo di convincere papà e Lucy a non vendere questo posto. Insomma, se lei deve restare qui, che possa farlo in pace e tranquillità. Buonanotte. Jennifer, volevo solo dirti quanto apprezzi tutto quello che fai per me. Ormai non vedo l'ora che arrivino le tue visite quotidiane, sebbene non sempre l'abbia fatto capire. Tu per me sei quello che era mia figlia, sì. Tu hai reso la mia esistenza, se così si può chiamare, tollerabile. Beh, ora puoi andare. Ciao. Ciao. Mi dispiace, non ti ho più visto da quel giorno, ma è stato strano, sai. Non avevo mai visto niente del genere. Sono scappato terrorizzato come un ragazzino. Ho pensato che non ti fossi fatta una buona opinione. Siamo ancora amici. Jenny, sono qui. Ciao papà, devo andare. Ok, ciao Jen, a domani. Ok. Così carino. Salve. Ciao. Ciao. Ehi, ascolta. Devo cambiare. Quel ragazzo che... Ti piace qui, vero Jen? Sempre di più. È fantastico. Ero preoccupato per te. Sai, lasciare tutti i tuoi amici con cui sei cresciuta. Ma ti sei adattata benissimo. Sono contento di vedere che ti sei fatta degli amici. Almeno uno. Anch'io. Ascolta, papà. Puoi aiutarmi con lui? Cosa vuoi dire? Vedi, da quella sera che siamo arrivati qui, io ho cominciato a fargli visita. A far visita a chi? A Sir Simon, gli ho parlato almeno 50 volte. Vuole parlarti. A me? E perché? Riguardo al progetto di vendere il castello. Crede che non sia molto perspicace. Perspicace? Ha un vocabolario fantastico. Jenny, non credo che sia una buona... Ma papà, ti assicuro, ti piacerà. Già, certo. Ti ha salvato quando sei caduto dal tetto. Ha portato il carro di fieno sotto di te. È stato lui? Sì. Papà, fallo per me, ti prego. Ok, ok. Quando vuole parlarmi? Appena arriviamo a casa. Vi prego, entrate. Io me ne vado. Papà. Ok.
Sono io, Sir Simon, con mio padre. Può lasciare la porta aperta? Può lasciare la porta aperta. Oh. Grazie. Come va? Bene, sei sicuro? Sì, tutto bene. Sta galleggiando. È un fantasma. Sir Simon. Mm-hmm. Ho il piacere di presentarle mio padre. Come va, signore? Io sto bene. E lei come sta? Ha una tosse terribile, Sir Simon. Mm, forse sarà mortale, non crede? Che simpatico. Non è che un sogno, ahimè. Posso offrirle un po' di brandy? Aiuterà a star caldo. Sì, fa un po' freddo qui. Ho un meraviglioso 25. 25? Bene. Il 1925 è una buona annata. Mi dispiace, ma non ho modo di saperlo. Mi riferisco al 1625, l'anno in cui Carlo I salì al trono d'Inghilterra. Carlo I non fu decapitato dal popolo. Alla fine è successo. Che altro avrà fatto? Sì, è successo nel 1649. Ah, dopo il mio periodo di vita, certo. Sapevo che avrebbe fatto una brutta fine. Ecco, provi questo. È sempre così freddo quassù. È la stagione, poi è piacevole. E quando ce ne andremo sono sicuro che i nuovi proprietari metteranno certamente il riscaldamento centrale. Riscaldamento centrale? Oh, lo faranno con molto buon gusto. Condotti nascosti, colori coordinati. Con il giusto tipo di isolamento al soffitto, questo posto sarà carino e caldo. Isolamento? Sì, e scommetto che metteranno dei video multicanale in tutte le stanze. TV? Sa, una specie di scatola con immagini colorate che si muovono. Gente, attori, danzatori. Attori? Perfino i buffoni del re erano famosi per essere la feccia di Londra. Il nocciolo della questione è che ho ricevuto un'offerta da una catena internazionale di alberghi. Vogliono trasformare questo posto in quello che chiamano una graziosa locanda. Una locanda? Volete trasformare Canterville in una comune taverna? Un infame ritrovo di vagabondi, di borsaioli e di prostitute. Oh, non credo che lasceranno entrare dei borsaioli, solo dei rispettabili turisti. Ah, gente del vostro tempo, naturalmente. Ma dai ritagli di pettegolezzi che sono riuscito a raccogliere di tanto in tanto, il vostro è un tempo di carestia e pestilenza. Rivoluzione! E non per mettere il dito nella piaga. Guerre sanguinose. Non posso farci niente. Devo vendere. Non posso permettermi questo posto. Harry Canterville! Portare un grande nome dà una profonda responsabilità. Il tuo grande antenato, Henri Comteville, i cui arcieri servirono il grande Guglielmo, posò la prima pietra in questo punto per fondare la nostra dinastia. Il nobile Percy de Canterville passò attraverso questi cancelli e si unì a Riccardo Cuor di Leone nella sua terza crociata in Terra Santa. Il barone Edmond de Canterville lasciò questo castello per scontrarsi con Re Giovanni a Runnymede e costringerlo a firmare la grande carta dei diritti d'Inghilterra, la Magna Carta. Per centinaia d'anni, sir, le spade di Canterville hanno combattuto i nemici dell'Inghilterra in tutta l'Europa. E tutto nel nome della lealtà a questo verde paese. E ora, signore, lei propone di trasformare questo castello, questa fonte di grande cavalleria e tradizione, in una puzzolente birreria, lei? Non esattamente. Non capisco, pensavo che lei volesse che ce ne andassimo. Ascolta, Harry. C'è un'altra cosa che devi sapere. E cioè? Fino a che questo castello rimane nelle mani della nostra famiglia, c'è ancora una speranza per me.
Davvero, Sir Simon? Una vana speranza che forse un giorno un Canterville trovi la chiave per liberarmi da questo stato di fantasma. Ma con Canterville in mani straniere, io sono condannato al tormento di questo purgatorio eterno. Oh, no, papà, non puoi! Non possiamo permetterci di restare. Cos'altro possiamo fare? Fai quello che ha sempre fatto la tua famiglia. Vivi dalla terra. Fate che questo castello sia di nuovo il centro di illuminazione e cultura che era una volta. Crede che potrei? Tu sei un Canterville. Sì, lo sono. Come spiegherò questo a Lucy? Tua moglie è semplicemente una donna. Le donne non sono più semplici, Sir Simon. Beh, dille che noi uomini abbiamo raggiunto un accordo. È vero? Ma certo. Se mi dai la tua parola che non si parlerà mai più di vendere il castello, garantisco che cesserò di infastidirvi per sempre e permetterò a te e alla tua famiglia di vivere in pace e serenità per tutta l'eternità. Dice sul serio? Questi sono i miei termini. È ragionevole, papà. Ci saranno problemi. Che tu affronterai come un Canterville, sì. Ok, Sir Simon, ne discuterò. Bene, hai solamente 4 ore. Scegli saggiamente, Harry. Andiamo, Jenny. Oh, a proposito, cosa significa perspicace? Avere vista acuta nel capire, senza paura del futuro. Capito? Capito. Bene. Non vuoi vendere? Ma avrebbe risolto tutti i nostri problemi. Era un'idea meravigliosa. Questo castello per i Canterville è un posto del tutto speciale. È la nostra storia. La vostra, non la mia. Io sono Lucy Swackhammer, ricordi? Degli Swackhammer di Cleveland. Non possiamo venderlo, mai. Non sarebbe giusto per lui. Per chi? Per Sir Simon. Ah, non so di cosa stai parlando. L'ho incontrato oggi, Lucy. Ho bevuto una cosa con lui. Jenny ci ha presentato. Lei parla con lui da quando siamo arrivati. Sir Simon mi ha detto che non ci disturberà mai più se lasciamo il castello così com'è. Possiamo stare qui finché vogliamo. Ha perfino sottoscritto una tregua di 48 ore. Londra, Parigi, Roma. Mi dispiace. Ho parlato troppo presto. Jenny, io voglio restare. Devo restare qui. Beh, avevo intenzione di mettere in valigia un po' di cose, ma sembra che il tuo antenato Sir Simon l'abbia già fatto per me. Dove vai? Ho bisogno di un po' di tempo per pensare. Londra. Oh, forse potrei cercare un lavoro. O tornerò a Cleveland, almeno mia madre sarà contenta di vedermi. Lucy, aspetta! No, Sir Simon, c'è la tregua, ha promesso. Lo ucciderò. Cosa sono, pazzo? È proprio quello che vuole. Amol! Signor Amni! Signora!
Lasci perdere, Amol, per piacere, la macchina. Oh, sì, sì, madam. Sì, sì. Il suo cappotto, milady. Grazie, Amol. Prego. Me ne vado. Perché? Perché non sono felice qui in questo momento, Jennifer. Non è colpa di nessuno. Abbi cura di te stessa. E abbi cura di tuo padre, ok? Stiamo facendo presto. Ci siamo quasi, vero? È vero, signora. È come se qualcuno avesse cambiato tutti i cartelli di precedenza in nostro favore. Amol! Papà! Jen! Sì! Jenny! Apri la porta! Non posso, Sir Simon mi ha chiuso dentro. Perché? Cosa è successo? Perché Lucy se n'è andata? Potresti aprire questa porta, per piacere. Ok, chiamerò la signora Annie. No, 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 devi chiamare lui, Sir Simon. Ok, ci vado. Ok. Sir Simon! Cosa? Sir Simon! Oh, Sir Simon. Sì, Sir Simon. Santo cielo! Non fare mai più cose del genere. Aggiungerai anni alla mia vita. Perché ha chiuso mio padre nella stanza? Ha cercato di fermare la tua matrigna che voleva partire e io gli ho impedito di farlo. Mi ringrazierà un giorno. Per piacere, apra la porta. E se cerca di riportarla indietro? Per piacere, apra la porta, la prego. E va bene. Oh, grazie. Papà! Jen! Che sta succedendo, papà? Oh, Jenny, ho fatto un bel pasticcio. Ti voglio bene, tesoro, ma amo anche lei e non voglio perderla. Non ho pensato ai sentimenti di Lucy e le ho fatto del male. L'abbiamo ferita. Mi dispiace. Lo so. Vado a prenderla. Amol, da quanto siete sposati lei e la signora Amri? 23 anni, madam. O sono 33? Nascosto qui, signorina. Credo che abbia pensato che avessi bisogno di un po' di tempo per meditare. Grazie. Prego.
È una vecchia cappella, vero? Sì, signorina. È qui dove i Canterville si sposavano, dove venivano battezzati e dove avvenivano tutti i loro servizi funebri. Quando una ragazza d'oro può vincere, preghiera dalle labbra del peccato. Quando... qui non riesco a leggere. Quando mandorlo darà... ma proprio non ci riesco. Aspetti, poi finisce così. E pace, qui non leggo, a Canterville. Suona come un indovinello. Cosa vuol dire, signor Anni? Oh, sono sicura di non saperlo. Deve avere a che fare con quella maledizione, credo. Credo di dover andare ora. Dio vi benedica tutti. Mi scusi. Ha tradito la sua promessa. Perché ha affermato mio padre che voleva andare da Lucy? Credevo che fosse quello che volevi. Non è quello che voglio. Allora che cosa vuoi? La rivoglio qui. Prego. Molto bene. Consideralo fatto. Lucy! Lucy! Credevo di non arrivare mai. Sono così felice che tu sia venuto. Mi dispiace, ho fatto uno sbaglio. No, io ho fatto uno sbaglio. Non mi importa di dove viviamo. L'importante per me è solo vivere con te. E io non voglio vivere qui senza di te. Torna con me. Io ti amo. Jennifer, non ho più cuore di perseguitare nessuno. Sono profondamente esausto. Ma ahimè, non in modo definitivo. Cosa significa quella poesia? Ti prego, dimmelo. Bene. Vuol dire che qualcuno deve pregare per la mia anima, perché io non ho fede. Allora forse l'angelo della morte avrà pietà di me e io potrò riposare per sempre. Posso aiutarla? Lasci che l'aiuti. Non ho paura, io pregherò l'angelo della morte in persona. No, io non posso farlo. Per te ogni comunicazione con lui sarebbe fatale. Non ho paura, lo pregherò che la lasci morire. Mi porti da lui, per piacere. Ti avverto, vedrai nel buio molte forme terribili e voci paurose ti sussurreranno nelle orecchie. Osi tu venire con me? Dove stiamo andando? Ora ti spiego. Al di là del bosco dei pini, l'erba cresce alta e rigogliosa. In quel giardino fioriscono le gemme bianche della cicuta. E l'usignolo là canta tutta la notte. Tutta la notte canta. E la fredda luna di cristallo lo protegge. E il grande tasso tende i giganteschi rami per abbracciare i dormienti. È il giardino della morte. Thank you.
Oh, madam, sir. Che c'è, signora Amney? Jennifer, signora, è sparita. Credo che l'abbia presa lui. Chi l'ha presa? Sir Simon, mi ha chiuso nella cappella e poi lei è entrata e mi ha trovato. E poi è entrato lui e ora se ne sono andati. Oh, mi seguo, sir, gliela mostro. Forza, signora Amney. No, signore. Maledizione da Sir Simon. So che ha fatto una cosa terribile, ma è stato molto tempo fa. E credo che sia dispiaciuto per quello che ho fatto. So che lo è. Ti prego. Devi lasciarlo andare. Fallo morire. Ho sentito quello che ho detto. Mi dispiace. Volevo così tanto aiutarla. Ma tu l'hai fatto. Hai trovato la parte mancante della preghiera. Se una ragazza d'oro riuscirà a strappare una preghiera dalle labbra di un peccatore, se lo sterile mandorlo darà il suo frutto e se una fanciulla gli donerà le sue lacrime, solo allora la casa potrà riposare e la pace scenderà su Canterville. Non lo capisci? Le tue lacrime mi hanno liberato. Sir Simon! Finalmente! Finalmente! Riposerò in pace. Mi mancherà. Addio, cara Jennifer. Sir Simon, aspetta. Mi sente? Signorina Jennifer! Salve, signor Amney. Salve! Signorina Jennifer! Che succede? La signorina Jennifer non si trova da nessuna parte. Abbiamo paura che Sir Simon l'abbia rapita. Signor Amney? Sì? Credo di sapere dov'è. Allora venga con me! Jen! Jen! Jenny! Jenny! Jenny, come stai? Jen! Dove sei stata? Con Sir Simon. Dov'è? Se n'è andato. Per sempre. Thank you.
Sir Simon de Canterby, 1575-1635. Mi dispiace, tesoro. Anche a me. Possiamo restare qui un po'?